avevamo 10 anni fa 1,5 milioni di soci, oggi siamo intorno ai 900.000. Ecco che abbiamo cambiato questo punto strada e oggi siamo presenti con quasi 80 librerie sul territorio, di cui una sessantina in franchising. Con quali prospettive di apertura? Diciamo che il nostro obiettivo è quello di arrivare a 100 e lì poi dopo cominciare a capire come muoverci con alternative. Scusate, è chiaro che il gruppo Mondadori, Mondadori, sì, Mondolibri fa parte del gruppo Mondadori. Diciamo, Mondolibri nasce 10 anni fa dalla fusione di due competitor che erano Club degli Editori ed Euroclub. Sono stati per 10 anni, questo Mondolibri è stato per 10 anni in proprietà tra Mondadori e Bertelsmann. Bertelsmann l'anno scorso ha deciso di uscire dal mondo del book club, in Italia ha ceduto il suo 50% a Mondadori. Oggi, per farvi capire il cambiamento, soltanto il 36% del nostro fatturato arriva dalla posta, un 15% da internet, SMS e il resto ormai dalle librerie. Questo non ha voluto dire un cambiamento dell'approccio e dell'utilizzo della carta, nel senso che anzi, sempre di più abbiamo cercato di armonizzare questi canali e ogni canale deve essere a supporto dell'altro. Forse quello che fa meno lavoro per gli altri è il negozio alla fine, perché il franchisee diventa difficile fargli capire che ci deve dare l'email del cliente per poi mandarlo su internet perché è fatturato che perde. Ma nella realtà tutti quanti lavorano per fare in modo che il cliente sia sempre. Diciamo, abbia sempre la possibilità di fare l'ordine nel posto migliore. Per dirvi, l'SMS ha un incremento incredibile nel periodo di luglio-agosto, piuttosto che vediamo che alcune librerie che sono vicino ai luoghi di villeggiatura hanno un incremento nei periodi estivi. Il product manager che fa il catalogo fa una promozione ogni volta diversa, massima, dicevo prima, noi abbiamo 12-13 cataloghi l'anno e ogni catalogo ha una sua promozione e una promozione può essere ripetuta massimo 2 o 3 volte, perché dopodiché si entra in un già visto. E diciamo il PM studia la promozione dando l'urgenza all'acquisto, mentre quello che avviene all'interno della libreria è quello di fare in modo che il cliente ritorni nel breve periodo. Tenete conto che uno dei nostri problemi è che un lettore medio acquista 4 libri l'anno, 4-5 libri l'anno. Vuol dire che se va bene ci viene a trovare 4 volte. Noi abbiamo in questo momento 5 cataloghi diversi che sono targettizzati da una parte per tipologia di famiglia, nel senso che Euroclub, diciamo, e Club degli Editori sono 2 club che erano diciamo, le portaerei delle 2 società che si sono fuse 10 anni fa e che avevano come differenza fondamentale che uno dei due, il nuovo socio, veniva reclutato tramite il porta a porta, mentre l'altro tramite il direct mailing. 10 anni fa il club col direct mailing era molto più forte, aveva performance migliori, oggi il club col direct mailing sta quasi morendo, si sta asciugando, mentre l'altro continua a vivere ed è anche, diciamo, il prodotto migliore per le librerie, perché non nasce direct, ma nasce in un altro modo. Qualche numero? Beh, oggi, appunto, dicevo prima, abbiamo 800.000 soci, di cui almeno 350.000 fanno mai parte di Euroclub. Come numeri di stampa gestiamo circa 58 uscite l'anno, distribuite appunto sulle linee editoriali, sono circa 10 milioni di cataloghi l'anno. Considerando che ogni catalogo mediamente ha dentro 3 o 4 volantini promozionali per spingere particolari prodotti, quindi moltiplicato sono 40-50 milioni di volantini l'anno e il prodotto che vendiamo, quindi il libro che autoproduciamo, siamo sui 6 milioni di copie di libri l'anno, in bianco e nero, più altro un paio di milioni di libri a colori. Quindi in totale il nostro prodotto.